C'è grande fermento a Cellole in questi giorni per la tanto attesa 42esima edizione del Carnevale Cellulese. Quest'anno siamo in compagnia dell'assessore allo spettacolo Giovanni Di Meo. Quest'anno, assessore, c'è una novità importante. La gestione del Carnevale è stata affidata per la prima volta alla Proloco Città di Cellule, presieduta da Angelo Di Lorenzo. Sì. Come mai questa scelta? Questa scelta, buonasera innanzitutto, questa scelta è scaturita da un incontro pubblico molto molto democratico e trasparente avvenuto in sala consiliare, che ha suscitato, come sicuramente sarà, un minimo di polemiche, ma non era assolutamente l'intenzione dell'amministrazione creare queste polemiche, anzi è stato fatto solo uno sfido di renderlo ancora più partecipe per tutti quanti i cittadini. C'è stata una parte del vecchio comitato, insomma, mi dispiace, l'ha presa male, ma non era nostro intento assolutamente mettere fuori nessuno. Io questo l'ho detto proprio addirittura con le telecamere accese in sala consiliare, quindi ne sono testimone tutti quanti. Noi volevamo fare una cosa molto più allargata, ecco che coinvolgere anche le due Proloco e poi insomma come è successo. E niente, abbiamo fatto questa scelta, la Proloco si è offerta veramente di sua iniziativa di realizzare questa manifestazione e ad oggi vi posso dire che ne sono e l'amministrazione è estremamente contenta perché veramente sto notando la grandissima professionalità di Angelo Di Lorenzo e di tutti quanti gli altri collaboratori della Proloco Città di Cellule perché veramente ci stanno mettendo l'anima per realizzare al meglio questa manifestazione. 4 giorni di festa, ricchi di eventi, di grandi sorprese. Ci Sì. sarà addirittura Radio Marche, no? Che sarà la radio Sì, ufficiale che mi hanno seguirà comunicato tutto che ci sarà l'evento, Radio quindi Marche, sì. avrà No, insomma ripeto, una risonanza non sono e indifferente. siamo, dalla sindaca a tutta l'amministrazione, contentissimi di questa simbiosi che si è creata con la Proloco Città di Cellule. Veramente sto apprezzando la grandissima professionalità di queste persone. Per quanto riguarda, per stemperare una volta per tutte queste polemiche, ho visto che alcuni componenti del comitato sono impegnati nel fare i vari carri, insomma, ieri ho visto Benissimo, alcuni componenti sì. lì all'opera per fare, quindi insomma questa fase è passata e credo che faremo un bellissimo Qualche carnevale. Sarà anticipazione sugli eventi del Carnevale? l'anticipazione è Inizierà sabato, no? che 4 saremo marzo. sabato in Piazza Nasseria con i bambini, credo che staranno organizzando, poi mi sono tenuto un po' fuori perché voglio godermi anche io le sorprese, Magari insomma, l'assessore sarà anche con i vestito, noi non bambini. riusciremo a riconoscerlo, magari, no? Non è la mia abitudine, ma se me lo chiederanno questo sforzo, insomma, lo farò. Ripeto, si partirà sabato in Piazza Nasseria per i bambini, domenica ci sarà, partiremo già la mattina con qualcosa, almeno così il programma io ho fatto fare la Proloco Città di Cellule e spero una bellissima giornata, spero che il tempo ci sia clemente perché poi il tutto gira attorno a questa bella giornata di sole, così ci possa fare una bella bella giornata di carnevale e ci saranno tanti carri quest'anno, ci saranno tante comparse. E assicureremo un bellissimo spettacolo. Lunedì ci sarà ancora qualcosa per i bambini, martedì facciamo la seconda giornata di carri e se il tempo ci accompagna quest'anno faremo un carnevale storico bellissimo. Beh, allora bisogna soltanto correre a Cellule ad assistere a questa 42esima edizione del Carnevale Cellulese, che ormai è diventato un evento, Un insomma, evento, sì. molto Come la sentito. nostra sagra. Sono delle tradizioni che ci portiamo nel tempo, le proviamo a migliorarle anno per anno. Questa è la mia prima esperienza da assessore, insomma, lo spettacolo, quindi sto imparando pure io, sono muovendo di queste cose. Mi sono affiancato con queste persone validissime che sicuramente ne sanno più di me, che già ho messo alla prova, diciamo, tra virgolette, con i giochi di Rione, e insomma, che è stato un successone. Credo che questo carnevale daranno ai signori della Proloco Città di Cielo un'altra prova di grandissima professionalità. Spero che questa simbiosi si possa rafforzare e faremo bellissime cose per far divertire il nostro corpo. Grazie, assessore. Prego. E ci troviamo nel deposito di uno dei carri in allestimento per il Carnevale Cellulese, che è il carro sulla Rivoluzione Francese. Siamo con Guido, che è uno degli organizzatori di questo carro, che insomma io vedo già molto particolare. Guido, come nasce l'idea di realizzare un carro sulla Rivoluzione Francese? L'idea è stata fatta tanti anni fa in un Carnevale di Cellule e noi l'abbiamo riproposto. La prima cosa è stata questa, poi dopo abbiamo pensato per il fatto dei vestiti molto variopinti, sai, nel Settecento, insomma, tutti vestiti Spaziosi, sfarzosi, particolari. queste cose insomma così particolari. E quindi quest'idea la stiamo portando avanti. Ma a che punto siete, visto che ormai il tempo comincia a stringere? Siamo. State così Sì, sì, bene. sì, Quante persone abbastanza. solitamente lavorano nella All'incirca una realizzazione? decina di persone siamo. Ma ogni sera vi Ogni sera riunite? veniamo qua, c'è chi viene anche il pomeriggio, chi viene la mattina,
Ci organizziamo e cercare di portare avanti questa cosa, perché solo la sera non riusciamo, insomma, no. Che poi alla fine è anche un momento di convivialità, il fatto di mettere in piedi il carro, è, sì, in prospettiva del carnevale, ma è anche bello stare insieme, no? E condividere questi momenti. Se c'è la giusta comitiva ci si diverte anche. Senti, parlando sempre del carro, sarà ovviamente animato, quindi con della musica. Musica, ci saranno i gruppi di ballo, bambini. Speriamo che ce ne siano tanti, perché la cosa principale è quella, sono i bambini. Noi facciamo il carnevale, i sacrifici per loro, cioè nel senso vogliamo che i bambini si divertano, sono la cosa più essenziale. Sarà all'altezza della competizione? Sicuramente. Allora sicuramente. Che vinca il migliore? Sicuramente che vinca il migliore, ma noi siamo qui per cercare di vincere. Bene, in bocca al lupo allora. Grazie, credo. E alle mie spalle si trova un altro carro in concorso per questo carnevale, che è quello di Paperopoli. Siamo con Roberto, che è il capocarro di questa bellissima costruzione che sta per prendere vita. Roberto, com'è l'idea di fare un carro su Paperopoli? Allora, il carro di Paperopoli nasce insieme al mio gruppo, alla mia squadra, siamo tutti amici, per dare gioia ai bambini soprattutto, possiamo vedere che qui ci vengono ad aiutare, a darci una mano. Bravi, ogni sera vengono a darci una mano, tutte le sere stanno qui è nata questa idea di Paperopoli perché è il cartone più amato dai bambini. È vero, quindi, storico proprio. Storico, sì. Non avevamo altre idee, tra virgolette, e ci siamo spostati su Paperopoli. Senti, ma di che materiali viene costruito? Costruito la struttura principale e il ferro. Poi c'è carta pesta e nastro. Da quanto tempo ci state lavorando? Ci stiamo lavorando giusto un mese, oggi è un mese che stiamo qui. Quindi un bel lavoro, insomma, che c'è dietro. E Vincenzo, a che punto siete? Penso siete a buon punto, no? Diciamo siamo a buon punto, purtroppo il tempo che è tiranno. Tante cose che volevamo fare non le riusciamo a fare, perché le cose bisogna farle sempre più belle. Certo, uno vuole sempre migliorarsi. Però non è per voi la prima volta, no? No, cioè, noi dopo 9 anni siamo ritornati a fare un carro di carnevale, perché ci eravamo fermati, chi si è sposato, quindi purtroppo la vita cambia e stiamo nascendo di nuovo questa amicizia bellissima. Senti, vedo appunto che ci sono delle bambine e quindi sarà un carro, appunto, come diceva anche Roberto, dedicato ai bambini. Ma io infatti l'ho fatto specialmente per i bambini, perché io amo i bambini. Il carnevale è loro, è la loro festa, anche se spesso si divertono più gli adulti, almeno no, come si svolge a Cellule c'è una grande bambini. Ed è bellissimo questo, certo, è un momento di grande condivisione, di partecipazione, lo dicevamo anche con gli altri vostri colleghi. È bello anche organizzare il carro, non soltanto il giorno tutto della sfilata. L'amministrazione ci sta vicino, il comitato ci sta vicino, quindi la Prologo ci sta vicino. È una cosa bella, capisci? Aiutano, perché qua ci portano una pizza, cioè ci fanno sentire parte di un gruppo. Quindi Maria, è una cosa bellissima. E visto che c'è anche un concorso, sarete impapabili vincitori, Roberto? Tu come la vedi? Non lo so, noi siamo partecipiamo per i bambini, poi vediamo come va. L'importante è divertirsi. Certo, assolutamente. Divertirsi e partecipare, come diceva Vincenzo, dopo 9 anni di tornare a sfilare per Cellule, è una bella cosa. È una bella cosa veramente. Complimenti ragazzi. Grazie. Grazie a tutti noi. La Proloco Città di Cellule è l'associazione che quest'anno si sta occupando dell'organizzazione del Carnevale cellulese. Siamo con il presidente e i responsabili dell'associazione, Angelo Lorenzo, buonasera. Un carnevale bellissimo, ricco di eventi, di tante sorprese per grandi e piccini. Un'anticipazione. Diciamo che quest'anno abbiamo pensato di concentrare tutto, almeno il nostro intento era questo, quello di farlo un po' più verso i bambini, per divertire le famiglie, i bambini, quindi anche i carri, diciamo che hanno questo indirizzo. Abbiamo 4 giornate di impegno, 4 giornate piene, che incominciamo sabato, domenica, lunedì solo nel pomeriggio e martedì poi la giornata finale con la seconda sfilata e la bella premiazione, speriamo, ed anche poi la bella riuscita, quello di essere soddisfatti, ed è quello che in realtà mi sono raccomandato dalla prima riunione e stasera ancora, che possa essere una bella manifestazione di festa. Quindi per essere questo, perché anche per dare un segnale di crescita, certo. E
perché fare le carnevalate, come dico sempre io, non ci vuole niente. Fare il carnevale è un po' diverso. Sono due cose ben diverse. Sono certo. Due cose diverse, quindi sia io che tutta la squadra ci stiamo impegnando perché venga fuori una bella manifestazione. Martino Romano, un altro componente responsabile della Proloco, ormai sono i lavori in corso, sentiamo i rumori alle nostre spalle, insomma ormai siamo proprio nel vivo di questa organizzazione. Radio Marte sarà tra le radio che ufficialmente seguirà tutto l'evento, qualche altra chicca appunto su quello che sarà? Allora, Radio Marte avrà ha un ruolo importante perché è un network che dà il suo contributo negli eventi e nelle manifestazioni. Ci sarà una diretta, oltre che abbiamo contrattualizzato di sponsor degli spot pubblicitari. Con la diretta pensiamo di dare un valore aggiunto alla manifestazione. Quello che diceva prima il Presidente è importante e teniamo a ribadirlo, cioè il Carnevale è innanzitutto una festa, la festa dei bambini. Quest'anno stiamo cercando di fargli fare un salto in più al Carnevale attraverso diverse iniziative che adesso evitiamo di dirle perché rubiamo la sorpresa. Vi invitiamo a venire. Ricordiamo le date. Dal 2 al 5 sono i giorni in cui è il periodo del Carnevale Cerolese. La giornata clou è la domenica e il martedì, giorni in cui sfileranno i carri che adesso non vedete ma sono tutti all'opera, sì. Si sentono i rumori e ci stiamo impegnando moltissimo affinché questo carnevale diventa sempre di più un evento importante per la città di Cellule. Noi ci auspichiamo che possa diventare un prodotto, perché l'evento in sé per sé diventa un evento quando diventa un prodotto da poter lanciare, divulgare, perché no? Perché si crea un'economia intorno, per cui non solo le attività locali possono beneficiare dell'evento, ma anche mi immagino come succede in altri posti, che domani possano i nostri operatori turistici poter vendere quando si va fuori nelle fiere, nelle manifestazioni turistiche, e poter dire venite a Cellule nei periodi freddi perché possiamo darvi qualcosa in più oltre al mare che di solito d'estate ci allieta la giornata. Già fa arrivare tanta gente, in effetti il Carnevale abbiamo visto in questi anni che ha sempre di più visto aumentare, no? Le presenze comunque anche di persone che provengono dai paesi limitrofi. Costantino lui l'ha detto alla sicurezza ed è importante l'aspetto della sicurezza. Ecco, come vi state ponendo? Proprio oggi pomeriggio c'è stato l'incontro su Val Comune per tutte le forze che parteciperanno affinché la manifestazione abbia uno sviluppo regolare, sì, e partecipato, sì, la massima sicurezza sia sulla viabilità e sia soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia delle persone, che sicuramente come gli altri anni saranno presenti in migliaia. Come ci auguriamo quest'anno è che la manifestazione si svolga nel modo più sicuro e tranquillo possibile. Certo. Quindi avete adottato già tutti i provvedimenti necessari? Sì, c'è stato un incontro, benissimo. È stato contattato ovviamente sia i sanitari della Croce Rossa, sia le forze dell'ordine, sia la forza municipale, la protezione civile, per far sì che la manifestazione, come ho detto prima, riesca nel modo più assoluto e tranquillo e che tutto vada per il modo giusto e corretto. Concludiamo con ricordare quelli che sono i tanti eventi che ormai la Proloco Città di Cellule sta organizzando sul territorio, l'ultimo il presepe vivente, bellissimo, riuscitissimo, i giochi dei rioni, insomma vi state veramente affermando come un sodalizio capace e questo è importante. Spero che questo non sia visto come una cosa negativa, perché a volte può essere letta male la cosa, essere magari disponibili o comunque come dire disponibile, diciamo disponibile proprio la parola più giusta, sai, alla comunità, perché sì, ci teniamo molto a ricordare che come il Carnevale, che è una festa del popolo cellulese, così come il gioco di Rione, sono una cosa del popolo cellulese, non è roba nostra.
a noi come pure il carnevale, come già in un passaggio prima con l'assessore, ci è stato chiesto di gestire una cosa che non è una proprietà mia, non è una cosa mia, sicuramente non è nostra. Noi come Prologo Città di Cerro abbiamo questa visione, viviamo di tutt'altro, questo si sa, ci si conosce, quindi portiamo, come dire, una nostra esperienza quotidiana, una nostra esperienza professionale, che non ce ne vogliono altri, dove automaticamente la portiamo e la mettiamo a disposizione. E questa è una non è una pretesa di dire che noi siamo più bravi degli altri, che non esiste. Noi abbiamo una nostra visione e la mettiamo a disposizione. Questo spero solo che non sia visto come una cosa negativa o che vorremmo magari accaparrarci qualche cosa, perché non è vero. Siamo qua a disposizione. Chi è più bravo di noi che si faccia avanti. Anche perché c'è un impegno dietro non indifferente, si sottrae tempo alle proprie famiglie, perché ovviamente il lavoro non si tralascia, però quel tempo libero si viene dedicato alla comunità. Si toglie questa tanto. Questa è una cosa positiva. Sì, sì, quindi lo ammetto. Stiamo anche con un po' di affanno, perché non dire. Siamo con un po' di affanno, non possiamo negarlo, perché è la decisione giusta, perché siamo una squadra non grossa, siamo una squadra abbastanza misurata, spazio e tempo si sa quando è stato deciso di dare questo mandato a noi. È poco più di un mese, insomma, sì, però sì. Subito messi all'opera. Sì, diciamo che abbiamo lavorato alla fine per un mesetto. Speriamo solo che in questo tempo che abbiamo avuto, con i mezzi che abbiamo avuto disponibili, speriamo di aver fatto qualcosa, che riusciamo a fare qualche cosa che magari sia bello, che sia riuscito. A sbagliare è umano, noi commettiamo i nostri errori. Chi non fa lo sbaglio. Noi commettiamo quindi, assolutamente. Quindi, chi magari ci tanta segue, buona c'è tanta buona volontà, non c'è nessuna pretesa, presunzione di chissà che cosa. Diciamo, speriamo di fare bene. Poi passati il carnevale, c'è sfido di sollievo e si ricomincia a pensare al prossimo evento, perché questo c'è la comunità che si vuole divertire, speriamo invece che si facciano avanti gli altri, guarda. Lascia stare. Preferisco che siano. Facciamo un appello invece. Vogliamo fare un appello, sì. Che chiunque abbia voglia, idee, progetti da voler condividere. La nostra Prologo, come abbiamo sempre detto, è aperta a tutti, per cui ci piacerebbe lavorare sì, ma avere un maggiore contributo, una maggiore presenza per poter dare ancora di più il nostro operato a delle iniziative che sul territorio ce ne sono diverse, però non ci fate carico solo a noi di dover prendere sempre per mano tutto e poi portarlo. Così che si fa la condivisione. Vabbè, si condivide tutto. Va benissimo, allora niente, bocca al lupo per questo carnevale, bocca al lupo alla città di Cellule, viva Cellule, dobbiamo dire tutto, e viva il carnevale cellulese. Grazie. Siamo con Giuseppe e Giovanni. Giuseppe, che è un molto noto non solo di Cellule ma del carnevale cellulese, finalmente dopo tanti anni, Giuseppe, ritorni sulla scena con un carro tutto tuo, un carro fuori concorso. Come si chiama questo carro? La Sirenetta e Poseidone. La Sirenetta e Poseidone. Allora, perché decidere di ritornare dopo tanti anni, sei tanto atteso, e fare un carro fuori concorso? No, non è il discorso di fare il carro fuori concorso. Quest'anno eravamo partiti con questo progetto della Sirenetta e Poseidone per un progetto nostro personale. Il carro è fuori dalle misure, cioè in pratica, vi spiego in due parole, il carnevale cellulese ha un regolamento, il regolamento impone delle misure standard, cioè l'altezza, larghezza e lunghezza. Noi eravamo fuori di gran lunga a queste misure, quindi non potevamo partecipare proprio come iscrizione. Quindi, in un primo momento avevamo optato a partecipare a Scauri oppure a Mondragone. Sì. Poi abbiamo avuto l'invito ufficiale del comune di partecipare come caro ospite. Il comune vi voleva, sapeva come lavori. Erano 10 anni ormai che non partecipavo. Quindi siamo qui. E com'è stato rimettersi all'opera? È una passione. Fare un carro non è una questione di lavoro, è un talento, i talenti vanno messi a disposizione pure per le altre persone. Poi i ragazzi che si impegnano per il carnevale è bellissimo, lo spirito di impegno, poi di aggregazione, il carnevale dietro le quinte c'ha tanto. Più l'organizzazione, ma poi i ragazzi si è stato un bel rapporto. Tutto quanti fantastico. Siete in tutto? Trentino. 30 ragazzi, tutti di Cellule, tutti volenterosi, e va bene,
dacci qualche anticipazione, sarà colorato, sarà... Vabbè, colorato sicuramente, quindi il tema del mare. Sì, il tema del mare, intanto questa stasera eletta, sì, in posizione orizzontale, con Poseidone adagiato sopra, che poi si alzerà in alto, con questa corona, in mezzo al mare, sì, abbiamo voluto un po' riempire tutto il carro, di, cioè il carrozzo, non si vede il carro, è un'onda, ah, un'onda, quindi sì, abbiamo fatto che una cosa, che coinvolgerà tutto. Un impegnativo, che sarà una cosa grossa. Da quando voi ci state lavorando? L'8 gennaio, di più di un mese. Da più di un mese, sì, sì. Però ormai siete a buon punto. Sì, sì, sì. Benissimo, vabbè, in bocca al lupo, nel senso che comunque alla fine è un lavoro che sarà sicuramente apprezzato, al di là del concorso meno, è bello proprio essere e far vedere, speriamo che nessuno si è fatto male perché qua ci sono i lavori in corso, e poi soprattutto ricordare che Giuseppe Buscello è tornato sulla sfera del carro. Quest'anno finalmente siamo. Quest'anno Giuseppe c'è, con tutto il suo gruppo. In bocca al lupo, ragazzi. Siamo con Giuseppe e con tutti i ragazzi che stanno organizzando quest'altro bellissimo carro che si chiama... I Nativi Americani. I Nativi Americani. Di che cosa parla questo carro? Che cosa rappresenta questo carro? Rappresenta, diciamo, gli indiani, nel vero senso della parola, dell'indiano, del vero nativo americano, non l'indiano moderno, non l'indiano... Rappresenta l'indiano, il nativo americano per la libertà e per i motivi, per le idee che aveva lui, cioè il modo di vivere del nativo americano originale, per la libertà, diciamo. Quindi ha un senso proprio di morale, ecco, sì, quello della libertà che gli è stata tolta, no, tanti anni fa, sì, ai nativi americani, che sono stati privati delle loro terre. Dei loro diritti, delle loro terre. Questo è importante, quindi è un messaggio che si vuole anche lanciare attraverso, sì, questo. Sì, ma anche per quanto riguarda la vita a noi tutt'oggi, che riguarda noi, certo, perché non è un tema che riguarda solo all'epoca, ma andiamo a riprendere anche le cose d'attualità di oggi, della politica, del modo di vivere delle persone, dei ragazzi, dei bambini, anche perché il carro ha molti colori, diciamo non segue proprio il colore dello stile del nativo americano, che si basa solo sul marrone chiaro, marrone scuro e sul nero. Ha molte sfumature, molti colori e è arricchito il colorito. Una cosa molto particolare. È carnevale. E poi siete in tanti a partecipare alla realizzazione, tanti ragazzi non solo di cellule, no? Avete allargato i vostri orizzonti. Rispetto agli altri gruppi, diciamo che sono tutti di cellule, la maggior parte di cellule, noi siamo un po' multietnici. Chi sono i ragazzi che fanno parte di questo carro? Sono ragazzi di Piedimonte, sì, ragazzi di cellule, ragazzi di Casamare, ragazzi di Maiano. Vengono un po' da tutte le parti, ci vengono ad aiutare e si sacrificano. È bello che hanno voluto partecipare. Da quanto tempo state lavorando alla realizzazione del carro? Che stiamo lavorando, diciamo, sono quasi 2 mesi. Ah, quindi già da un bel po'. Però e manca ancora parecchio. Manca ancora, già a buon punto. Il carro ovviamente è in concorso, come tutti gli altri. Sì, 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 sì. Ci sono buone possibilità di vincere, come la vedi? Tu che ormai sei un veterano. No, noi non puntiamo alla vittoria, puntiamo solo al divertimento. Siamo i primi. Però sarete i primi. No, questo no. Lasciamo il giudizio agli altri e alle persone. Benissimo. L'importante è divertirsi. Va bene, ragazzi, grazie e buon lavoro allora. Arrivederci, grazie. Buona serata. Grazie. E adesso ci troviamo alle spalle, abbiamo il carro di Topolino, siamo in compagnia di Mario che è un veterano del carnevale cellulese, o sbaglio, ormai sono anni che metti in piedi con i tuoi amici carri veramente belli e interessanti. Quest'anno lì dentro Topolino, perché? Perché Topolino quest'anno fa 90 anni. Al di fuori di Topolino ci sono altri fumetti che comunque compiono gli anni, come Felix che fa 100 anni, Popeye è lo stesso 90 anni, però noi abbiamo scelto Topolino perché è più richiamato dai bambini, è il più significativo per i bambini. Certo. È l'emblema, no, del cartone, sì, animato. Sì, quindi... sì, sì. Poi, come ho sempre detto, in ognuno di noi c'è un bambino, anche noi saremo dei Topolini. Poi questo carnevale quest'anno sarà dedicato soprattutto ai bambini, sì, più di qualsiasi, sì, altro, sì, anno. Sì, gli adulti, sì, diventano bambini perché a carnevale ci scateniamo proprio tutti. È l'unico momento dove possiamo fare i bambini senza infrangere le regole. E infatti, senza che nessuno ci dice niente, che ci guarda strano. Sì. Da quanto tempo state lavorando alla realizzazione del carro? Oddio, quest'anno abbiamo iniziato prima
portando il carro a deposito, ma abbiamo iniziato tardi con i lavori, un po' gli impegni personali, un po' gli impegni di lavori, un po' tutti, non è che io, qua siamo una squadra. La cosa bella nostra è che siamo una squadra. Quanti siete a lavorare al carro? Siamo una decina fissi, poi ci sono gli altri che si aggiungono, due una sera, tre un'altra sera, ci vengono ad aiutare logicamente. Facciamo il possibile per tirare avanti, per portare al Carnevale di Cellule il nostro carro per il divertimento di Cellule. Senti, a distanza di anni lo spirito nell'organizzare i carri è cambiato, è migliorato, è diminuito, come la vivete? Noi la viviamo bene, tra virgolette, abbiamo dei problemi perché logicamente ogni anno che andiamo ad affrontare la preparazione di un carro, noi ci sediamo a tavola prima per cercare di scegliere un tema che può piacere, un tema che può variare con colori, scenografie, tutto quant'altro può servire al carro, ma tutto il resto viene da solo. Quindi non è un lavoro improvvisato e programmato, però ci sono alcuni ritocchi che poi si fanno anche all'ultimo momento. Ma ci sono anche delle variazioni in corso d'opera, che magari noi pensiamo una cosa e qualora la andiamo a mettere in atto ci rendiamo conto che diversamente va meglio, allora si cambia, si fa la variazione. E quanti sarete a partecipare a questo carro tra adulti e bambini? Avete un dato approssimativo? State continuando a coinvolgere gente? Come funziona in questi casi? Sì. Da noi c'è il passaparola, chi ci dice possiamo partecipare, ma certamente, logicamente noi non ci interessiamo delle altre cose, ci sono persone al di fuori del carro che si interessano dei vestiti, dei coriandoli, delle persone che vogliono venire. Della parte coreografica, quella proprio di spettacolo. Cercato di coinvolgere le scuole con i bambini, feci richiesta pure al comitato di portare le scuole a visitare la preparazione dei carri. Così comincia la passione delle carri. Certo, dovete lasciare alle nuove generazioni. Sì. E sarebbe una cosa bellissima che le scolaresche verrebbero qua a vedere i nostri carri, non il mio carro, i nostri carri. Certo. Perché automaticamente i carri sono pure i loro. Perché noi non è che facciamo partecipare al carro solamente chi è che ha il vestito di pulito. Perché per noi sono bambini, non facciamo distinzione. Logicamente è bello avere un bambino col vestito di Topolino, ma mi fa piacere comunque che viene un bambino vestito da Zorro sul carro di Topolino. Un coinvolgimento generale. Sì. Poi quest'anno abbiamo un'altra novità. Qual è la novità? Dimmi. Abbiamo il rientro di Alfredo. È vero, che io però stasera neanche vedo. Grazie a quel signore lassù, ci ha dato una grande mano l'anno scorso. Anche perché in questa settimana è stata la settimana più brutta sia per noi sia per lui, però l'ha superata alla grande. Mi dispiace che non è qua stasera con noi perché mi avrebbe fatto molto piacere che diceva due parole a me, giusto per rassicurare. Vabbè, magari poi ci sta il capocarro Luca, che Ivano e Achille per il momento che stasera. Gli altri si stanno rifucillando. Ah, ok. Vengono più tardi. Ci diamo un po' i danni. Ragazzi, allora in bocca al lupo, mi raccomando, fate un buon lavoro. Speriamo di far divertire il popolo, non solo cellulese, ma tutta la folla che viene a Cellule. Certo. Che ogni anno, che sono 4-5 anni che stiamo raggiungendo dei top. Dei bei numeri, sì, è vero. Sì. In bocca al lupo allora ragazzi. Grazie. E viva il Carnevale Cellulese. E viva i carristi. Soprattutto.